leader della minoranza Orlando, l'unico a favore è Michele Emiliano, con lui Francesco Boccia, dunque diciamo il terzo gruppo nell'ordine di forza in direzione nel partito dopo le primarie. Questo è un altro tema che approfondiremo, come inevitabilmente poi occorrerà parlare del fatto che nel giro di qualche settimana bisognerà scrivere il documento di economia e finanza e iniziare a far di conto per la legge di bilancio di fine anno. Dall'Unione Europea tregua sul DEF, l'altro là è sulle riforme. Questi temi che approfondiremo, linea che torna alla terza rete, noi andiamo avanti, canale 48, Chiara Burtolo, titoli del TG, poi la nostra edicola. Giornata difficile soprattutto nei trasporti per lo sciopero generale proclamato da sindacati autonomi di base, stop per treni, aerei, bus e metro. L'omaggio ieri a Davide Astori nella camera ardente di Coverciano, stamattina i funerali nella Basilica di Santa Croce a Firenze. Oggi 8 marzo, giornata internazionale della donna tra dibattiti e feste, crisi delle mimose a causa delle recenti gelate. Champions con gol di Higuain e Dybala, la Juventus batte il Tottenham a Wembley e si qualifica per i quarti. Stasera Europa League con Milan, Arsenal e Lazio, Dinamo Kiev. Sono le 7 di giovedì 8 marzo, giornata dedicata ai diritti delle donne. Buongiorno Italia, ben ritrovati con l'informazione del mattino della TGR. Avete sentito questi i titoli, i principali argomenti di questa puntata, ma prima di iniziare diamo uno sguardo come sempre al meteo sulla nostra penisola. Correnti umide occidentali continuano ad affluire sull'Italia, dove la pressione è comunque in temporaneo aumento. Un nuovo debole sistema nuvoloso dal Mediterraneo occidentale si avvicina alle nostre regioni meridionali. Più tardi poi avremo i dettagli con l'aeronautica militare, intanto iniziamo con la nostra rassegna stampa. Allora, il Corriere della Sera apre sul governo, no, del PD al Movimento 5 Stelle, la politica in primo piano, pochi giorni dalle elezioni, Orlando il 90% contrario al patto, parliamo del Partito Democratico, Renzi lascia, Martina alla guida del partito. Intanto Salvini dice: noi pronti a guidare l'esecutivo, l'Europa sull'Italia, male, debito e riforme. Politica in apertura anche su Repubblica, i Dem chiudono a Movimento 5 Stelle, Prodi dice il PD non è finito. Poi vedete nella foto di Repubblica centropagina Asi Argento, che ieri ha parlato al Parlamento Europeo, ha raccontato le violenze subite. Asi Argento e Rose McGowan: donne, fermiamo i Dem, ogni sono il giorno delle donne, intervista alle attrici che hanno infranto il silenzio di Hollywood accusando Weinstein. Andiamo a vedere sulla stampa, il taglio centrale è dedicato alla festa della donna, sono quattro donne simbolo in queste foto che vedete e il titolo è l'ultima rivoluzione delle donne in festa, ma intanto oggi uno sciopero per celebrare l'8 marzo nell'anno delle mobilitazioni contro le molestie per la parità. Dunque oggi è giornata di sciopero generale indetto dai sindacati di base per i diritti della donna sul lavoro, a rischio bus, aerei e treni, disagi annunciati non solo nel settore dei trasporti ma anche nel mondo della scuola. Allora ci colleghiamo con la nostra redazione di Roma con Maria Lanziano. Sì, Alessandra, buongiorno. Come detto, dai trasporti alla scuola, alla raccolta dei rifiuti, nel giorno della donna anche le lavoratrici dicono no alla violenza di genere in tutto il mondo. Saranno più di 70 i paesi in cui le donne incroceranno le braccia. È passato un anno dallo scorso 8 marzo, giorno in cui il movimento transfemminista Non Una di Meno diceva uno sciopero generale. Lo sciopero coinvolgerà dunque le lavoratrici a tempo indeterminato, precarie, lavoratrici in nero, quelle senza contratto, disoccupate e studentesse. Un corteo sfilerà nel centro della capitale fino al Colosseo dalle 17. A Roma fino alle 21 incroceranno le braccia lavoratori di autobus, metro e tram, gestite da ATAC, chiuse tutte e tre le linee della metro, disagi sulle ferrovie Roma, Civita Castellana, Viterbo, chiusa
e il servizio urbano dalle 6 alle 9 e poi dalle 12 alle 15. A Napoli per le linee bus due fasce di garanzia tra le ore 5.30 e le ore 8.30 e tra le 17 e le 20. Trenitalia ha comunicato che problemi e cancellazioni potrebbero verificarsi fino alle 21 ad eccezione delle frecce che invece circoleranno regolarmente. Tutto da Roma. Sulla stampa di Torino in apertura, conti italiani a rischio contagio nell'Unione Europea. L'allarme dell'Europa dopo il voto, lei e il Movimento 5 Stelle, non accettiamo lezioni, Padoan lavora già al terzo e anche sul Sole 24 Ore, il quotidiano di economico dalla UE, tregua sul DEF, l'altro là è sulle riforme, lavoro, conti, industria 4.0, congelate le aperture, Movimento 5 Stelle al PD. E dall'economia passiamo al tema del lavoro, perché parliamo dell'azienda Italia Online, l'azienda che ha incorporato l'ex SEAT Pagine Gialle, ma ora ha annunciato la chiusura della sede di Torino e anche centinaia di esuberi tra i lavoratori. I sindacati dichiarano lo stato di agitazione permanente. Da Torino ci aggiorna Elisabetta Perigi. Proprio così, sale la protesta dei dipendenti dell'ex SEAT Pagine Gialle, che ha annunciato la chiusura della sede torinese con 248 esuberi e altri 240 trasferimenti a Milano. Ieri c'è stato uno sciopero di 8 ore con presidi davanti alle sedi della società, state vedendo le immagini, con l'appoggio dell'assessora regionale al lavoro Gianna Pettinero e quello della sindaca di Torino Chiara Appendino. Oggi ci sarà un nuovo stop, manifestazione però considerata illegittima da parte di Liber Acquisition, la società che controlla Italia Online. Il 15 di marzo è previsto il consiglio di amministrazione dell'azienda, che darà il via libera al piano di riorganizzazione illustrato ai sindacati. Il vecchio piano di ristrutturazione è ancora in vigore fino a giugno e prevede la cassa integrazione straordinaria a 0 ore a rotazione, un intervento che però sarebbe dovuto servire a formazione e investimenti. Altre comunicazioni da parte aziendale non ci sono state, resta il punto fermo di quanto comunicato martedì in Asso Lombardia, un meno 20% di ricavi nel 2017 dal prodotto tradizionale Pagine Gialle impone, secondo i manager dell'azienda, un dimagrimento che dimezza il numero dei lavoratori di Italia Online rispetto a 3 anni fa. E da Torino è tutto, linea a voi. Sul quotidiano di Taranto, Ilva sui ricorsi decide Roma, competente il TAR del Lazio, così hanno stabilito i colleghi di Lecce. Il braccio di ferro sul siderurgico, respinto il reclamo di regione e comune, niente incontro domani al MISE. Parliamo ancora di lavoro sulla Sicilia, ancora scioperi e serrata, e l'Eni annuncia lo stop alla nuova raffineria. Attenzione a Gela, situazione esplosiva nell'area industriale gelese, tutto fermo da 16 giorni e l'Eni ha bloccato i lavori di costruzione della bio raffineria. Lasciamo i temi del lavoro e parliamo del lutto nel mondo del calcio, non solo, per la morte di Davide Astori. Sul Corriere del Fiorentino vedete l'omaggio ad Astori, il popolo del capitano, ieri tantissime migliaia di persone hanno mangiato il capitano della Fiorentina, oggi i funerali. Ci colleghiamo con Firenze, con Andrea Marotta. Sì, buongiorno. Dalle volte pare una frase fatta, ma stavolta è davvero così. Un'intera città si è messa in fila per rendere omaggio al capitano Davide Astori. Ieri pomeriggio, senza sosta, 12.000 persone hanno sfilato fino a sera inoltrata al centro tecnico di Coverciano, dentro la palestra, il feretro del calciatore. A stringersi intorno alla famiglia anche Diego e Andrea Della Valle, vertici del club, sopra la bara chiusa coperta da fiori bianchi e viola, la maglia numero 13 della sua squadra, quella della nazionale e una del Torino, omaggio della delegazione granata, così storicamente gemellato. Sullo sfondo un mazzi schermo a diffondere le immagini del capitano della Fiorentina morto domenica mattina ad appena 31 anni, a seguito di una forma di bradicardia. A rendere omaggio a Davide tanti giocatori, primo fra tutti l'amico Daniele De Rossi, l'ex compagno di squadra Federico Bernardeschi e la squadra viola al completo. Anche una bandiera della Fiorentina come battistura in una lunga lettera inviata dall'Argentina ha voluto omaggiare Astori. Qui invece vediamo Andrea Della Valle di nuovo davanti allo striscione fuori dallo stadio Francia.